Ok, siamo in diretta. Vediamo se siamo in diretta. Direi di sì. Però non mi vedo tanto bene. Ok, siamo in diretta. Buongiorno a tutti. Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova diretta. Allora, sì. Innanzitutto tanti auguri a tutte le mamme del mondo, me compresa, e anche alla mia bambina che per la prima volta è diventata mamma quest'anno. Ciao Stefania Canatta, gli altri non ne vedo chi sono, comunque vedo che siete in linea. Ok. E aspetta ancora qualche minuto, così vediamo magari le persone che hanno prenotato sono ancora in cerca della mia diretta. Vabbè, aspettiamo qualche minuto. Tanti auguri allora a tutte le mamme. Sì, siete già in 15, direi che posso 16. Posso già partire. Ok, 19 persone. Allora, prima di partire con le risposte alle domande prenotate, vi voglio dire che, visto che ci sono 2 ore di tempo, facciamo così che dopo le risposte alle domande prenotate cercherò di rispondere anche a chi è in diretta. E prima di finire, 10 minuti prima di finire, quindi verso l'una, vi farò scegliere 3 mazzi di carte, così almeno do la possibilità a tutti di avere una risposta, anche a chi non riesce mai a prenotarsi. Ok, cominciamo a partire con le domande. Allora, Rita Tarantino, la prima che è stata prenotata, 23464, mi chiede chi è il suo spirito guida. Quindi Rita Tarantino, vediamo chi è lo spirito guida di Rita. Andiamo a vedere Rita Tarantino. Allora, cercherò di sistemarmi meglio perché mi sento un po' scomoda. Vediamo se riesco anche. Oh, forse sì. Ok, così forse è meglio. Vediamo chi è lo spirito guida di Rita Tarantino. Spirito guida di Rita Tarantino. Ci siamo. Allora, praticamente in questo momento, Rita, tu hai l'Arcangelo Gabriele al tuo fianco, che è lui, l'Arcangelo Gabriele, bellissimo, e ti sta dicendo che tu in questa vita hai un'importante missione, quindi hai bisogno proprio di portare avanti questa missione ed è nell'ambito della comunicazione, ti dice l'Arcangelo Gabriele. Quindi ti dice non lasciare che l'insicurezza ti blocchi, l'Arcangelo Gabriele ti aiuterà proprio a portare avanti questa tua missione, ma per poterlo fare e anche per avere la possibilità di mettersi in contatto col tuo spirito guida, mi dice l'Arcangelo Gabriele, praticamente tu devi
fare in modo che il tuo corpo sia pulito, sia purificato e sia è come se tu devi rispettare anche la tua sensibilità, quindi cercare di magari depurarlo, fare in modo che comunque anche i pensieri siano puliti, mi dicono, mi dice l'Arcangelo Gabriele. Sì, mi dice, è importante che tu fai questo, proprio concentrati sul prenderti cura del tuo corpo e soprattutto mi dice l'Arcangelo Gabriele che tu devi cominciare a vivere la vita con spensieratezza, con gioia e senza preoccupazioni, quindi lasciare andare Sì, mi dice che tu hai una situazione in sospeso che ti sta preoccupando e questa situazione la devi poter guarire con la gentilezza e con l'amore. Quindi hai comunque la possibilità di avere il tuo spirito guida vicino per poter fare questo. Mi dice tu ti farà trovare le parole giuste per poter guarire questa situazione. Sì, è come se tu devi un attimino avere pazienza perché mi dice che hai tanto ancora da raccogliere informazioni, da studiare, però allo stesso tempo mi dice che tu trasformerai tutte queste conoscenze, questi studi li trasformerai più in là in azione. Sì, quindi il tuo spirito guida in questo momento è l'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele che ti dice che devi affidarti anche agli altri angeli, perché loro ti stanno guidando e ti stanno proteggendo. Apri le mani e le braccia, ti dice, perché loro vogliono proprio aiutarti a lasciare andare. Quindi l'Arcangelo Gabriele, il tuo spirito guida in questo momento. Allora, Babs Donna 23771. Cosa vogliono farmi sapere gli angeli riguardo alla mia vita in questo momento? Benissimo, vediamo. Babs Donna, vabbè, io so chi è. 23 07 71, vediamo che cosa vogliono farti sapere gli angeli in questo momento, che cosa hai bisogno, che consigli hai bisogno di avere. Infatti, allora vediamo. Sono già scappate le carte, direi che ci siamo. Allora, prima cosa anche per te ti dicono che devi avere pazienza. In questo momento è una fase della tua vita dove tu devi apprendere e capire molte cose, quindi ti arriveranno anche tante informazioni, ma allo stesso tempo sarai te a cercarle queste informazioni. Gli angeli ti guideranno ad avere pazienza proprio per poter sfruttare al meglio questo apprendimento. Quindi pazienza, tranquillità. Sì, perché mi dice l'Arcangelo Raffaele, mi dice che allora, non so se tu hai dei disturbi in questo momento fisici. Qua mi dice proprio ti aiuterò ad alleviare a farti star meglio, Però allo stesso tempo mi dice che tu potresti essere anche una guaritrice come l'Arcangelo Raffaele, quindi come se tu hai l'energia nelle tue mani per poterla dare alle persone. Mi dice che tu hai tante paure, come se tu hai paura di qualcosa che ti è successo nel passato. E quindi ogni tanto ti arrivano queste paure
e l'arcangelo Raffaele ti dice: stai tranquilla che io sono vicino a te, non hai niente da temere. Sì, mi dice che tutte le cose che succedono, succedono perché devono succedere, quindi non tutti sono innocenti, perché siamo tutti figli di Dio e quindi Dio ha creato la perfezione. E qua mi dice chiaramente l'arcangelo Raffaele che lui ti aiuterà a liberarti da queste emozioni che ti stanno proprio causando questo malessere fisico, e quindi hai bisogno di tirar fuori queste emozioni. Sì, perché tu hai tanta rabbia dentro, come se hai anche dei rimorsi. Quindi è come se tu non vedi amore intorno a te, vedi solamente queste sensazioni, senti queste sensazioni nel tuo corpo. Quindi l'arcangelo Raffaele ti dice: hai bisogno di trovare la pace nel tuo cuore. Infatti, anche l'arcangelo Samuel ti dice questo, l'arcangelo dell'amore. Guarda che bella questa carta. Ti dice: tu hai bisogno di trovare la pace nel tuo cuore. Sì, per trovare la pace bisogna veramente affidarci all'amore. Quindi qualsiasi cosa tu stia chiedendo in questo momento, devi affidare tutto all'amore, quindi l'amore divino. Sì, e mi dicono che tu devi solamente aprire le braccia per poter ricevere quello che tu stai chiedendo con le preghiere, quindi la pace. In questo momento tu stai chiedendo la pace. Apri le braccia perché loro vogliono proprio mandarti a piene mani questa pace, quest'amore, per eliminare tutte queste sensazioni nel tuo corpo. Allora, mare di nessuno. Ok. 24:11:69. Vorrei sapere cosa mi vogliono dire gli angeli riguardo il mio percorso. Mare di nessuno. Quindi, va bene. Ok. Che cosa ti vogliono dire gli angeli riguardo al tuo percorso in questo momento? Vediamo. Ok, siete in 19, ciao a tutti, buongiorno Patrizia, buongiorno Valentina. Non riesco a vedere chi siete, però vedo che Valentina Pellegrino, ciao. Un'altra Valentina, siete in due di Valentine. Va bene, 21 persone più 5, vabbè, 23. Allora, concentriamoci su mare di nessuno, che io so come si chiama in realtà. Mare di nessuno, vediamo che cosa ti dicono gli angeli, che consigli ti danno riguardo al percorso in questo momento che hai da fare. Direi che ci siamo. Wow. Allora, la prima cosa che mi arriva è questo. Mi dice che c'è una situazione che tu hai bisogno di risolvere, ma questa situazione, per poterla risolvere, devi praticamente staccarti da questa situazione. Lascia andare. E qua vedo proprio un cambio di carriera per te, c'è proprio qualcosa di molto bello che ti porterà al successo e anche alla ricchezza che desideri e meriti. Mi dice che tu hai la possibilità di essere un faro per le persone, e questo faro praticamente illumina il cammino delle persone, quindi saranno attratte da questa tua luce.
E mi dicono anche che la tua anima in questo momento desidera proprio creare, quindi creazione artistica. Non so se tu hai dipingi, perché qua vedo proprio dipinto, quindi un dipinto, sì, qualcosa di artistico comunque. E gli angeli ti ricordano che loro sono sempre vicino a te. Soprattutto per aiutarti a alleviare le preoccupazioni, a anche aiutarti a risolvere magari delle situazioni che ti preoccupano. Quindi chiedi loro aiuto perché loro sono sempre vicino a te. E poi mi dicono un'altra cosa, che tu sei anche, hai il dono spirituale della guarigione, e quindi tu hai questo desiderio di condividere questo dono con le altre persone, quindi il dono della guarigione. Anna Chiara Verzini, 26766, vorrei un messaggio sull'indirizzo ambito del mio nuovo lavoro. Vorrei un messaggio sull'indirizzo ambito del mio nuovo lavoro. Vediamo, allora, sì, possiamo chiederlo all'Arcangelo Gabriele, vediamo cosa ti dice l'Arcangelo Gabriele, Anna Chiara Verzini, 26766. 26766 Anna Chiara, allora, innanzitutto l'Arcangelo Gabriele ti dice che tu devi avere più fiducia in te stessa e hai un potere, il potere di comunque di portare avanti le tue capacità lavorative. Quindi vai avanti perché sei sulla strada giusta. E l'Arcangelo Michele ti dice: ricordati che tu hai il potere, che tu sei una persona amorevole, sei una figlia di Dio e sei molto amata. Questo lo devi proprio tenere presente in ogni momento della tua vita, ma lo stesso, soprattutto in particolare, riguarda questo tuo lavoro. Quindi ricordati chi sei, te lo dice sia l'Arcangelo Gabriele che l'Arcangelo Michele. Sì, qua mi dicono che è importante che tu, non so se fai già yoga, se fai qualcosa riguardo proprio il fisico, è come se tu hai una crescita spirituale proprio collegata al rilassamento, quindi proprio un canale diretto con gli spiriti guida, quindi è importante che tu ti concentri, che rilassi la mente. Sì, l'Arcangelo Raguel ti dice che tu hai bisogno di aprire il tuo cuore per poter comunque avere delle relazioni armoniose riguardo a questo lavoro, anche se ci sono stati o se ci sono dei contrasti e conflitti, vengono risolti tranquillamente con l'aiuto dell'Arcangelo Raguel. E anche per te la cosa più importante, ti ricordano che è metterci l'amore quando si lavora e qualsiasi cosa che si faccia, l'amore, chiedere all'amore di risolvere situazioni, chiedere all'amore di trovare un lavoro, chiedere all'amore di trovare pace, quindi sempre sintonizzati attraverso l'amore. Avrai vittoria riguardo a questo lavoro, bellissimo, bellissimo. Vittoria proprio l'Arcangelo Shandalfon che ti dice questo. Avrai la possibilità di avere esaudite le tue preghiere. Ricordati di avere fede in te stessa, ma soprattutto ricordati che tu hai delle capacità incredibili, ok? La risposta è stata veramente bella chiara, eh? A te.
Attilio Celotto 303 86, qual è lo scopo della mia vita terrena? Chiediamo. Ah, lo scopo della tua vita, vediamo queste carte bellissime che danno proprio chiarezza riguardo allo scopo della vita. Qual è lo scopo della vita riguardo Attilio Celotto 03 03 86? Ecco qua, ci siamo, Attilio, ne è scappata anche un'altra. Allora, innanzitutto mi dicono che è importante per te, la prima cosa è avere una famiglia unita, quindi pensare anche all'armonia riguardo alla famiglia. E la seconda cosa mi dicono che tu sei un maestro spirituale e che sei stato mandato su questa terra proprio per tenere corsi e seminari, quindi aiutare le persone, e questo è lo scopo della tua vita. E questo tuo compito importante lo devi anche praticamente usare l'armonia proprio attraverso le tue capacità di insegnare praticamente come se tu aiuti anche le persone ad avere a risolvere le situazioni nelle famiglie. Come se tu hai questo compito importante. E qua mi dicono che anche attraverso la scrittura che puoi aiutare, ispirare, insegnare, proprio ti arriveranno proprio le parole, non so se tu già lo fai questo, ma ti arriveranno tante informazioni attraverso la scrittura, quindi mi raccomando, se non lo fai già, mettiti lì e scrivi perché ti arriveranno veramente tante belle cose. E anche il fatto che tu puoi lavorare attraverso il corpo, quindi come potrebbero essere massaggi, energia di guarigione, terapia fisica, qua mi dice allenamento. Potrebbe essere anche che tu hai cioè, questo collegamento con i cristalli, come se tu hai anche un canale energetico, magari usare i cristalli per fare questo lavoro sul corpo, quindi potrebbe essere anche che tu userai i cristalli. Vedo che ci sono delle scelte da fare, opportunità lavorative che si presenteranno e tu farai delle scelte, ma ti ricordo di usare proprio le informazioni che ti arriveranno dal tuo cuore per fare queste scelte, quindi scelte collegate al tuo cuore. Lorenza Giulia Micheli, 220179, dice: io ultimamente percepisco delle presenze vicino e vorrei sapere se ho qualche dono e come posso utilizzarlo. Allora, vediamo. Lo chiediamo a queste bellissime carte della terapia angelica. Vediamo chi sono queste presenze e come puoi fare per Lorenza Giulia Micheli, 220179. Vediamo se ti rispondono riguardo al tuo dono. Non scrivete messaggi perché vi do il via io quando sarà il momento di scriverli, perché adesso rispondo alle domande prenotate, grazie. Quindi vediamo Lorenza Giulia Micheli. Chi sono queste presenze e come puoi fare? Wow, qua mi dice che tu
sei stata una bambina indaco è come se tu hai avuto la possibilità di sfruttare al massimo questa tua sensibilità e quindi è come se tu hai già in passato, quando eri piccola, hai percepito, hai avuto queste presenze, queste sensazioni, però mi dicono che questa presenza che c'è in questo momento vicino a te è un bambino. È un bambino che sta chiedendo aiuto, è un bambino che ha bisogno di... è un bambino... Sì, qua mi dice un bambino veramente che ha sofferto tantissimo, quindi è un bambino che sta cercando di mettersi in contatto qua attraverso di te con i genitori. Qua mi dice proprio... È importante che tu ti liberi la mente e il corpo, ma tu hai avuto un bambino. Qua mi parla proprio di liberazione del dolore, del passato, di come se hai bisogno di trovare pace dentro di te. Sì, allora, aspetta. C'è qualcosa che tu stai cercando proprio di liberarti da questi blocchi che hai dentro di te. Qua mi dice proprio che tu devi liberarti e devi... che devi ascoltare questa energia che ti sta arrivando, perché tu hai tanta, tanta energia dentro di te, ma è come se tu hai bisogno di liberarti attraverso questo perdono. Adesso vediamo il perché. Qua infatti mi dicono che tu hai un canale molto forte attraverso il chakra della corona, quindi proprio qua ti arriva proprio questo canale fortissimo e queste presenze le senti in casa perché vogliono comunicare con te. Allora, il fatto che tu sia un angelo terreno, dicono che sei stata mandata su questa terra per aiutare gli altri, quindi per poter insegnare l'amore, per poter dare amore. E questo è collegato anche con la tua bambina interiore, che sta cercando proprio di riemergere e allo stesso tempo è come se tu hai un collegamento molto forte con i bambini che non ci sono più. Quindi affidati alle sensazioni che ti arrivano, ma allo stesso tempo è come se tu devi veramente lasciare andare i pensieri, quindi liberare il tuo corpo e la mente proprio per ascoltare questo tuo dono. Infatti, qua mi dicono attraverso il sentire tu potrai usare il tuo dono, quindi ascolta potrebbero essere che comunque riesci a sentirle anche attraverso le vibrazioni della musica, delle canzoni o attraverso il discorso che ti arriva da altre persone. Quindi mettiti in ascolto, libera la mente e allo stesso tempo lascia andare se c'è qualcosa su cui tu devi perdonare. Lascia andare, mi raccomando. Ok, Lorena Dagani, 250469, c'è la possibilità che il mio ex Nicola 810179 ritorna da me. O perché non torna? Allora, vediamo cosa ti rispondono. Lorena Dagani. Lo chiediamo all'Arcangeli. Quindi, Nicola 080179, vediamo se ritorna da te e se no, perché non torna? Lorena Dagani, vediamo cosa rispondono gli arcangeli. Ok,
Allora, a volte rispondono in modo diverso alla domanda che facciamo, eh? Vediamo perché. Io, allora, Lorena, a me qua mi rispondono che tu sei sempre lì a cercare di capire il perché. Il perché praticamente Nicola non vuole praticamente tornare da te. Sei sempre lì concentrata su questo. E loro ti consigliano cioè, come se tu ti sei fatta carico anche dei problemi di Nicola, è come se allo stesso tempo lui in questo momento vuole proprio staccarsi da queste cose. Sì, qua mi dice che tu hai bisogno di essere paziente con te stessa. Qua vedo che tu hai la possibilità di guardare invece alla situazione attuale e ti consigliano proprio questo, di mettere per iscritto la gratitudine di cosa sei grata a te in questo momento, perché hai tanto di essere grata. Quindi non concentrarti sul perché, Nicola non ritorna da te. Quindi loro ti dicono, concentrati invece su questo, metti per iscritto, io sono grata per, grazie, grazie, grazie. E fai un bel elenco della gratitudine, vedrai cosa succede. Qua mi dicono già che ti faranno avere nuove fonti di denaro, tempo e anche supporto. Ci sarà proprio un cambiamento nel lavoro, una promozione potrebbe essere. E allo stesso tempo qua mi dicono, se tu lasci andare il passato con, vediamo che mi scappa ogni volta, con Nicola, se lasci andare il passato con Nicola, ci sarà per te qualcosa di veramente più ricco, qualcosa di veramente più intenso, quindi lascia andare, affidati a Dio. E vedo che ci sarà una soluzione, come se tu devi avere pazienza, attraverso un giusto compromesso ci sarà questa soluzione. Quindi mi dicono che tu sai esattamente cosa fare, che hai tanta esperienza e che in questo momento devi proprio concentrarti sul lavoro, eh. Mi dicono questo, concentrati sul lavoro, perché qua vedo che puoi essere libera, liberarti anche di questo passato, ma è come se tu devi chiarirti le idee e devi proprio avere il coraggio di fare questo cambiamento. L'Arcangelo Michele ti sta spingendo a fare questo cambiamento, ma è vicino anche l'Arcangelo Raffaele che ti dice che devi seguire sempre le scelte che ti arrivano dal tuo cuore. Quindi tu sei la regina, tu sei una persona veramente buona, generosa, hai tante bellissime qualità, quindi la tua sensibilità la devi utilizzare soprattutto per poterti collegare col tuo cuore e ascoltare il tuo cuore. Quindi guarigione e lasciare andare, secondo me, questo passato con lui, con Nicola. Fulvia Biondi, 25.07.68. Si sbloccherà presto la mia situazione economica? Vediamo. Fulvia Biondi. Lo chiediamo anche per te dalle Arcangeli, sì. 25.07.68, se si sbloccherà la tua situazione economica, vediamo. Allora,
risponderò alle domande, vi ricordo alle domande quando io avrò finito, alle domande delle persone in diretta, quando io avrò finito di rispondere a queste domande prenotate. Quindi vi darò il via io e poi vi darò la possibilità anche a chi non riuscirà ad avere una risposta gli ultimi 10 minuti. Vi farò scegliere tre mazzi, eh? Quindi mi raccomando, non perdetevi la fine della mia diretta perché avrete tutti quanti un consiglio prezioso dei nostri angeli. Allora, abbiamo detto Fulvia Biondi, vediamo se gli arcangeli ti vogliono rispondere riguardo a questo sblocco. Wow, mi piace questa cosa qui perché rispondono sempre in modo diverso dalla domanda che facciamo. Allora, qua mi dicono che tu avrai un'esperienza emotiva positiva. L'Arcangelo Raffaele ti dice che avrai delle appaganti relazioni d'amore. Non so se tu avrai, se hai già questa persona vicino, ma ci sarà qualcosa veramente di intenso, con questa persona. E infatti qua mi dice l'Arcangelo Raffaele che è importante che tu prenda una decisione, ma per poter prendere questa decisione devi anche schiarirti le idee, quindi agire in base a prima devi proprio cercare di essere chiara. Eh sì, qua vedo che hai assorbito anche delle basse energie, quindi hai bisogno anche di purificazione. Qua vedo che avrai giustizia riguardo a questa situazione economica, quindi avrai anche, ti dicono non arrenderti perché ci sarà giustizia. Qua c'è un lavoro, insieme a una persona da portare avanti, mi dicono, potrebbe essere attivismo attraverso l'ambientalista. Guarda, l'Arcangelo Gabriele ti dice che farai questo lavoro proprio attraverso la natura. Eh sì, è come se tu cominci anche a vedere poi la magia che ti circonda, la magia della vita, le cose belle che ti arrivano, eh? Quindi potrai anche goderti delle bellissime emozioni che ti farà avere questa persona che ti starà vicino. E sì, mi dicono che tu sei la regina, quindi saprai cosa fare e hai tanta esperienza alle tue spalle. Sei una persona. Qua mi dicono che ci sarà proprio possibilità di portare avanti, di dedicarsi a questo lavoro bellissimo. E questo re di Gabriele, proprio re che ti dice che ti aiuterà proprio a vedere le cose, tutti i dettagli e che ti aiuterà proprio a portare al successo quello che tu stai desiderando. Sì, è come se tu sei preoccupata per delle questioni finanziarie, per la casa. E qua mi dicono che sei tu che comunque stai ponendo resistenza a questo cambiamento, ma c'è anche una persona maschile che sta ponendo resistenza a questo cambiamento. Quindi è come bisogna lasciare andare queste preoccupazioni, eh? E infatti, qua mi dice che ci sarà libertà e potrai comunque avere la possibilità di fare qualcosa di molto bello, eh? Quindi lavoro. L'abilità anche di attrarre persone utili che possono aiutarti a risolvere queste situazioni finanziarie.
Allora, andiamo a vedere chi c'è ancora. Loredana Benedetto, 2303 67, chiede al mio angelo guida cosa mi consiglia per il mio attuale lavoro. Tuo angelo guida. Ok, ups, andiamo a vedere. Tuo angelo guida, Loredana Benedetto, che cosa ti consiglia riguardo al tuo attuale lavoro? Volano anche le carte, qui bisogna stare attenti perché fanno dei voli queste carte. Ok, ci siamo. Va bene, ce n'è anche un'altra. Loredana Benedetto. Innanzitutto hai l'angelo Isaia che ti sta proprio facendo ricevere delle nuove idee e ti dice: queste idee le devi mettere proprio, ti sta guidando. Quindi l'angelo Isaia a questo momento è il tuo angelo guida e ti dice: ti sto guidando, ti sto proteggendo e ti sto proprio facendo capire attraverso queste nuove idee i cambiamenti che tu devi proprio portare avanti, eh? E infatti qua mi dicono che tu hai la possibilità proprio di cogliere la bellezza che ti circonda, quindi il tramonto, il sole, come se tu proprio vedi tutto attraverso queste idee, vedi tutto amplificato, vedi proprio veramente tutte le cose belle che ti circondano, eh? E quindi ci sono nuovi inizi, cambiamenti. Qua mi dicono addirittura che è importante che tu stai a contatto con il mare e che il mare proprio ti porta energia, ti porta anche, ti aiuta anche a lasciare andare, mi dicono, le preoccupazioni. Sì, in questo momento proprio tu hai bisogno di ascoltare le indicazioni che ti stanno suggerendo, che ti sta suggerendo la tua anima. Quindi provare gioia, mi dicono, devi essere immersa proprio nel flusso ininterrotto della beatitudine. Quindi sì, proprio circondarti da tutte le cose belle, da tutto quello che ti arriva dall'esterno. Mamma mia, qui l'arcangelo Samuel ti dice che tu hai il suo aiuto per poter avere una relazione spirituale con la tua anima gemella. Mi dice proprio questo, la tua anima gemella. Qui c'è l'angelo anche Daniele, l'angelo Daniele che ti aiuterà proprio a trovare armonia, a trovare proprio unione con questa tua anima gemella. Quindi, caspita, l'aiuto dell'arcangelo Samuel, l'aiuto dell'arcangelo Daniele. Sì, mi dicono stai a contatto con la natura e il fatto che tu hai anche molto a cuore i bambini piccoli, mi dicono che tu hai anche questo tuo dono che ti è stato dato. Quindi prenderti cura dei bambini piccoli, bellissimo. Quindi ascolta le idee che ti fa arrivare l'angelo Isaia. Tantissime belle cose ti hanno detto. Patrizia Sorrentino, 080161, chiedo un messaggio degli angeli. Patrizia, vediamo. Allora, anche per te Patrizia, vediamo cosa ti vogliono rispondere. Patrizia Sorrentino. Allora, Patrizia Sorrentino, sto rispondendo a te. Messaggio per te dagli angeli. Che cosa hai bisogno di sapere?
parte il fatto che in questo momento sei confusa, qua mi dicono, che tu stai cercando di capire molte cose, però mi dicono non, da sola non riesci a fare chiarezza riguardo a tutte queste indecisioni che hai, quindi è come se tu ti devi far aiutare, mi dicono, da un esperto, proprio da una persona che invece può aiutarti a fare chiarezza riguardo a tutta questa confusione. E sì, qua mi dicono anche l'Arcangelo Caniel che tu hai la possibilità di avere anche l'aiuto attraverso le fasi lunari, quindi concentrati anche nel momento dove ci sono queste fasi lunari molto importanti. E l'Arcangelo Caniel che ti aiuterà proprio, e l'Arcangelo anche della chiaroveggenza, della chiaro proprio chiarezza, quindi chiarezza su molte cose che tu stai cercando di capire. Wow, qua mi dice l'Arcangelo Gabriele che tu devi essere una leadership, quindi tu sei in grado di prendere, di avere il potere, di assumere il potere riguardo alla tua vita, quindi puoi anche aiutare le altre persone. Quindi l'Arcangelo Gabriele ti dice questo, quindi diventa la leadership di te stessa, eh? E infatti mi dicono che tu sei troppo chiusa, che devi cercare di aprire soprattutto il tuo cuore, perché ti vedo proprio chiusa così, ti vedo proprio incerta in questo momento, come se tu hai proprio difficoltà a capire. Qua mi dicono proprio tu hai difficoltà a capire dentro te stessa come se regna la confusione. E hai bisogno di avere proprio una spinta per trovare il coraggio, soprattutto mi dicono chiaramente il coraggio di prenderti cura di te stessa, ma allo stesso tempo di prendere il controllo della tua vita. Quindi il coraggio. Mi dicono ascolta i tuoi desideri che ti arrivano proprio dal profondo del tuo cuore, ascoltati, perché loro stanno cercando proprio di aiutarti a fare questo. Mi dicono tutto quello che tu devi fare in questo momento, avere pazienza e cercare proprio di farti aiutare per, qua mi dicono proprio raccogliere informazioni, imparare, studiare, qua proprio come se tu dovrai fare questo lavoro, e tutto questo lo trasformerai in azione. Però ricordati che quando tu dai devi anche avere la possibilità di ricevere, quindi ci deve essere sempre uno scambio sul dare e ricevere, quindi fate aiutare proprio per liberarti da queste indecisioni, queste incertezze, queste paure che hai dentro di te. Anna Tatti, bevo un attimo. ...24-08-64, troverò il vero amore? Ma che strano, io conoscevo un Anna Tatti che quando nel mio paese praticamente. Alla stessa età, oltretutto. Chissà se siete Anna Tatti. Mamma mia. Non credo, però. Incredibile. Troverò il vero amore, mi chiede. Vediamo cosa ti... Se sei te, Anna Tatti, per favore, fammi avere tue notizie su Messenger, ok? Mi farebbe veramente piacere. Vediamo, allora, vediamo se troverai l'amore. Anna Tatti, se troverai l'amore. Allora. Oh, no, ho niente. Perché c'è tanto sole e allora sto cercando di capire. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì,
Anatatti, che cosa ti dicono riguardo al desiderio di trovare l'amore? Vediamo, eh. Oh. Wow! Allora, innanzitutto, la prima cosa che mi dicono è questa, che tu hai in questo momento una persona maschile vicino e ti dice che potresti avere una bella esperienza con questa persona. Una persona, è un uomo molto generoso, eh? E sì, è un uomo che si preoccupa anche di te, mi dicono, che tu hai già questa persona vicina. Però è come se tu stai cercando, sì, secondo me attraverso questa persona avrai anche la possibilità di... un invito, qua mi dice proprio un invito sociale. Ma qua mi dicono che tu hai già tante dentro di te, sai hai delle, attraverso l'intuito, sai già che comunque c'è questa persona. E qua mi parlano proprio di nuovi inizi, ci sarà proprio qualcosa di bello, come se tu ti fai anche una famiglia. Mi dicono che c'è da perdonare un tuo passato, di essere compassionevole riguardo a questo tuo passato, eh? E mi dicono che tu sai già cosa fare riguardo a questi nuovi inizi e potrai comunque avere la possibilità di portare avanti qualcosa di bello. Mi dice ci sarà la fine di situazioni pesanti. Sì, è come se tu devi fare un passettino avanti proprio per avere il coraggio proprio di fare quel cambiamento, perché qua vedo proprio tu hai già la possibilità di avere questa persona vicino, anzi è già lì vicino a te. Ma è come se tu hai paura di fare quel piccolo passo che ti porterà invece ad avere qualcosa di bello, con questa persona. Sì, qua hai proprio bisogno di trovare la sicurezza in te stessa e soprattutto lasciare andare attraverso il perdono il tuo passato, Infatti qua mi dice proprio prendere una decisione che ti porterà alla libertà e cercare di essere più sicura di te stessa, è tutto lì. Lasciare andare il passato. Allora, andiamo a vedere Nadia Sonia Mattina, 30/06/81, qual è la mia missione spirituale? Quindi andiamo a chiedere le carte dello scopo della tua vita. Nadia Sonia, vediamo, Nadia Sonia Martina. Innanzitutto, già una carta. Nadia Sonia Martina. Ok,
Ci siamo. Wow, bellissimo. Mi dicono attraverso la tua missione spirituale tu avrai il sostegno, proprio sarai sostenuta pienamente con riguardo a questa missione. Allora, qua vedo che c'è la possibilità di fare un lavoro riguardo, potrebbe essere proprio collegata al corpo, potrebbe essere massaggi, energia guaritrice, terapia fisica, allenamento, e anche per te mi dicono che è importante collegare però queste, per poter fare questo lavoro, questo grande lavoro che riguarda la tua missione, è importante anche trovare armonia in famiglia. Sì, questo è anche uno dello scopo della tua vita. Mi dicono che attraverso la scrittura tu avrai veramente tante ispirazioni e potrai aiutare le persone. Quindi scrivi, 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 mi raccomando. E fai tanta pratica riguardo alla scrittura, quindi mettiti lì, anche se magari subito non ti arrivano le idee, lascia andare, perché facendo tanta pratica avrai la possibilità proprio di essere ispirata, quindi scriverai veramente tante cose che potranno. Wow, qua mi dicono che tu hai anche la possibilità di aiutare i bambini, insegnare a questi bambini, ai giovani che magari hanno, non sono indifesi, sono bambini, giovani che hanno avuto comunque, non sono in grado da soli di riuscire a cavarsela. Qua mi dice proprio che li aiuterai a trovare il coraggio, a trovare la grinta, a trovare i bambini proprio teneri, quelli che sono indifesi, innocenti, hanno proprio bisogno di essere aiutati, quindi bambini sensibili, bambini che possono avere anche problemi, magari, che ne so, bambini down, bambini autistici, mi viene proprio da pensare a questo. Quindi questa è la tua missione in questa vita, eh? E Lorenza Avanzato 07 10 62, come deve agire con Bruno 5 12 71, un amico che amo in difficoltà, Allora, un amico che amo. Allora, vediamo come devi agire con Bruno, che cosa ti consigliano. Cinque, dodici, 71, Bruno. Sì, lo chiediamo anche per te all'Arcangeli. Come devi comportarti con Bruno? Lorenza, avanzato. Che cosa ti consigliano riguardo a Bruno? Come devi comportarti con lui? Andiamo a vedere. Ciao. Ciao Silvia, un abbraccio grande. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, Lorenza, come ti devi comportare con questo tuo amico Bruno? Che cosa ti consigliano gli arcangeli? Allora, innanzitutto vedo che ci sono dei piani che tu farai
È come se lo aiuti proprio a fare questi piani, piani che andranno proprio a buon fine, qua mi dicono proprio a gonfie vele. Vedo che ci sono delle valigie, che ci sono come se c'è un viaggio da fare, ma potrebbe essere anche un viaggio non per via mare. Qua mi dice che tu sei. Puoi aiutare Bruno a fargli trovare la luce, perché in questo momento lui è smarrito, lui in vuole stare in solitudine, lui vuole proprio, sta cercando proprio di trovare la luce, quindi puoi aiutarlo a fare questo. E qua mi dicono che avrai anche la possibilità di aiutarlo attraverso economicamente, come se ti arrivano dei soldi e puoi aiutarlo a fare questo. Quindi come, potrebbe essere anche un cambiamento nel lavoro, eh? Sì, infatti qua mi dice che tu sei in grado proprio di fare delle cose bellissime e puoi aiutarlo anche a realizzare qualcosa riguardo a questo lavoro. Quindi consigli saggi. Che ti vengono dati anche attraverso chiari, qua proprio consigli chiari che qua hai anche l'aiuto dell'Arcangelo Caniel, ma allo stesso tempo è come se tu hai la possibilità proprio di aiutarlo economicamente, perché ti arriveranno questi soldini, qua mi dicono proprio in modo magici, inaspettati, che tu sei una persona buona e quindi stai per ricevere quello che tu hai dato e sarai riconoscente e lui sarà riconoscente in questo. Quindi c'è la possibilità proprio di aiutarlo a, qua vedo proprio nuovi inizi, allora, con Bruno, no, ci sono nuovi inizi, proprio tu lo aiuterai a fare questo. Bellissimo, proprio qua c'è comunque un perdono che riguarda il passato, eh? Lasciare andare il passato per poter portare avanti questi nuovi inizi. Bellissimo. E Valentina Serra, 180284, chiedo agli angeli di conoscere la mia missione in questa vita. Valentina Serra, vediamo la tua missione in questa vita, qual è? Ok, andiamo a vedere. Valentina Serra. Qual è la missione della vita di Valentina Serra? Allora, innanzitutto, Valentina, mi dicono che tu hai il dono spirituale della guarigione e che questo dono, proprio la tua anima, ti dice che è un desiderio che è da condividere con le altre persone. E mi dicono anche che tu sei una persona molto sensibile. E questa sensibilità ti è stata data come un dono. E in questo momento proprio tu hai necessità di fare e di portare dei grandi cambiamenti nella tua vita. Sì, quindi ascoltare la tua sensibilità, ascoltare le emozioni che ti porta questa sensibilità. E portare avanti questo tuo dono, mi dicono, eh. Questo tuo dono. Qua mi dicono che attraverso internet, perché vedo proprio che tu potrai avere anche la possibilità di aiutare le persone, di portare avanti qualcosa di molto importante, però mi dicono che ci può essere anche dei viaggi da fare, degli spostamenti. Quindi attraverso internet, è come se tu lavori anche attraverso internet. Qua vedo proprio un collegamento molto forte con
con l'universo, quindi attraverso la tua sensibilità tu potrai avere queste informazioni, quindi lascia andare i pensieri e ascolta quello che ti arriva. Infatti, qua mi dice che tu sei una leadership e quindi sei in grado di assumere il controllo nella tua vita, è questo che devi fare. Tu sei una donna coraggiosa, sei una donna che può aiutare tante persone attraverso la tua esperienza, quindi tu puoi guidare le persone, quindi prenditi mano la tua vita. Infatti, qua mi dicono che la tua missione è quella di aiutare le persone che hanno subito delle ingiustizie, quindi persone che non sono in grado di difendersi, non sono in grado di fare le cose da sole. Quindi potrai avere la possibilità di aiutare le persone. Vedo che farai delle scelte importanti, scelte coraggiose proprio per questo cambiamento professionale. Cerca di stare a sentire proprio quello che ti arriva attraverso la tua sensibilità, perché è un dono che ti è stato dato, eh? È una benedizione questa tua sensibilità. Simona Certo, 20.03.75, deve aprire la proposta di relazione sentimentale che si sta profilando in questo momento della mia vita. La persona che mi si palesa, Aurelio, 24.11.83, è il mio esatto opposto e sono molto spaventata. Vediamo. Quindi... Simona Certo chiede se Aurelio, chiede informazioni riguardo Aurelio, che cosa ti vogliono rispondere gli arcangeli riguardo Aurelio, vedere. Guarda Aurelio, Simona Certo, vediamo cosa ti rispondono. Allora, innanzitutto Simona, il primo consiglio importante è quello di seguire le indicazioni che ti suggerisce il tuo cuore. Mi dice che tu sei una persona, a parte il fatto che sei sensitiva, però sei una persona buona, sei una persona generosa e quindi ti dice che tu il tuo desiderio è proprio quello di formarti una famiglia, crearti una famiglia e avrai anche la possibilità di avere comunque delle informazioni proprio collegate al tuo cuore, quindi ascolta quello che ti suggerisce il tuo cuore. E qua mi dice che questo, come si chiama? Aspetta, Aurelio. Aurelio mi dice che lui ha tante preoccupazioni riguardo la casa, preoccupazioni proprio finanziarie. È come se tu sei spaventata anche riguardo a questo. Quindi è come se lui sta porrendo proprio resistenza a un cambiamento riguardo quello che vuole creare. È come se tu vuoi fare qualcosa con lui, vuoi crearti una famiglia, ma allo stesso tempo è come se lui invece è bloccato riguardo a questo. Però mi dicono che il problema è che lui non ha fiducia in se stesso, quindi è come se ha difficoltà di sentire i suoi bisogni, di ascoltarsi. Sì, qua mi dice proprio... che tu...
Hai la possibilità di avere comunque anche una nuova situazione emotiva. Qua mi dice proprio, ci può essere anche attraverso un invito sociale qualcosa di nuovo e tu devi ascoltare cogliere questa occasione riguardo a questo invito, perché attraverso il tuo intuito capirai molte cose, ti arriveranno veramente tante cose. E qua potrebbero esserci nuove amicizie, mi dicono, potrebbe essere anche accendere vecchie relazioni. Quindi ascolta e accetta questo invito sociale. Qua mi dice che tu hai proprio a cuore la natura, quindi è proprio importante collegarsi con la natura e fare un lavoro attraverso l'ambiente. Ma qua vedo che comunque c'è questa persona più sicura di sé, non so se è lui, qua vedo proprio una persona sicura di sé, una persona coraggiosa e una persona che comunque ti aiuterà ad agire. Un lieto fine con questa persona, quindi il cerchio si chiude e avrai proprio un lieto fine. E allora andiamo a vedere chi c'è ancora. Michela lo medico. Vorrei sapere se c'è un messaggio per me dagli angeli. Michela lo medico 12 10 82. Michela, un messaggio per te dagli angeli. Lo chiediamo a queste carte bellissime. Ascolta il tuo angelo. Vediamo Michela, lo medico, cosa ti suggeriscono ancora questo. Allora, Michela, qua sono proprio volate via queste carte. Mi dicono che tu hai un collegamento molto forte con gli animali. Non so se tu hai un gattino o se hai un cane, però è come se tu hai anche qualcosa con gli animali che invece non sono più in vita, quindi animali domestici che sono in cielo. Mi dicono che c'è ancora questo collegamento molto forte. Qua la cosa più importante è che tu hai in questo momento la possibilità proprio di scrivere, mi dicono, la sceneggiatura della tua vita. Quindi mettiti lì e comincia a chiederti che cosa desidero in questo momento, cosa veramente mi piacerebbe fare. Cosa vorrei cambiare, cosa voglio lasciare andare, quindi scrivi proprio chiaramente quello che tu hai nel tuo cuore, i tuoi desideri nel tuo cuore. E infatti, qua mi dice l'Arcangelo Rochelle, l'Angelo Rochelle, che tu se segui le indicazioni che ti arrivano dal tuo cuore, potrai anche avvicinarti sempre di più alla prosperità. Bellissimo. E infatti mi dice attenta ai tuoi desideri perché si possono realizzare in un attimo. Quindi lascia andare la negatività e l'angelo Francesca ti dice questo proprio, lascia andare, ascolta in questo momento quali sono i tuoi desideri, le priorità riguardo a quello che veramente vorresti cambiare nella tua vita, vorresti portare avanti, eh? E ti dicono: non hai nulla da temere, sei al sicuro, hai proprio la protezione, il controllo divino della provvidenza, quindi l'universo ti sta circondando proprio per proteggerti.
Quindi lascia andare i pensieri che non ti servono, ma concentrati solamente su pensieri d'amore che ti danno gioia, che ti danno veramente nuova energia, che ti danno come se tu ritorni come quando si è bambini, che si trovi gioia, entusiasmo per qualsiasi cosa che tu voglia portare avanti, eh. Wow, ma qua vedo anche un amore grande, un amore. Se tu non hai ancora un compagno, qua vedo proprio che ci sarà la possibilità di avere un grande amore. Quindi scrivi, scrivi, scrivi perché. Sì, qua mi dice proprio l'arcangelo Azrael che ti aiuterà ad aprire il tuo cuore e a guarire le ferite che ci sono nel tuo cuore, perché per poter dare spazio a quest'amore grande, fidati di quello che proprio ti stanno circondando da questa energia, l'universo ti sta circondando, è veramente, guarda, è una cosa, ti voglio far vedere questa carta sperando che riesci a vederla. Fidati, guarda che roba. È bellissima questa carta, è bellissima. Ok, allora andiamo a vedere chi c'è ancora. Stefania Tosato, 24, 10, 70, qual è il mio talento, come posso sviluppare il tuo talento? Vediamo, Stefania Tosato. Come puoi sviluppare il tuo talento? Allora, Stefania. Ok, ci siamo. Wow, ma tu sei un maestro spirituale, Stefania. Mi dice che tu puoi anche guarire tenendo corsi e seminari, eh? E mi dice, sono dato morsa alla lingua. Allora, qua mi dice che tu hai anche la possibilità di aiutare le persone, quindi fare giustizia. Far trovare l'armonia soprattutto alle persone che non sono in grado di difendersi da sole. Quindi le persone che avranno bisogno di aiuto, persone che veramente si sentono smarrite. Questo è il tuo compito importante. Wow, sì, qua mi dicono assumi il controllo della situazione. Tu sei una leadership. E quindi devi essere te a condurre queste persone, ad aiutare queste persone. Infatti, tu hai un collegamento molto forte proprio con l'universo. E qua mi dicono che è importante anche fare un lavoro attraverso il computer, proprio attraverso internet, e che ci saranno anche degli spostamenti da fare. Mi dicono che a volte sei tanto preoccupata e gli angeli ti stanno dicendo: ma tu perché invece di preoccuparti non parli con noi? Parla con noi, noi siamo qui pronti ad ascoltarti. E poi ti ricordano che ci sono migliaia di angeli disoccupati pronti a venirti incontro, eh? Quindi è come se questi angeli ti aiuteranno proprio a fare pratica riguardo allo scopo della tua vita, quindi ad aiutare le persone e a portare avanti proprio lo scopo di questa vita. E allora, Orietta Balestra, 9-11-62, farò presto l'intervento di chirurgia ricostruttiva. Ricostruttiva, vediamo. Orietta Balestra. Lo chiediamo all'arcangelo Gabriele. Ok.
Ok, ma chiediamo all'Arcangelo Gabriele, mi viene proprio da chiederlo a lui, se riuscirai a fare presto questo intervento, eh? Vediamo. Vedere se Orietta Balestra riuscirà a fare presto questo intervento di chirurgia. Allora, Orietta, la prima cosa che mi dicono è che tu sei una persona molto sensibile e in questo momento questo ti sta portando anche a ascoltare le tue emozioni, proprio stai ascoltando il tuo corpo. Stai ascoltando anche l'energia che ti sta arrivando. Qua mi dice che tu hai un legame talmente importante e forte con i bambini indaco, bambini cristallo, bambini che veramente hanno una sensibilità molto sviluppata. E è come se tu hai questa missione, aiutare questi bambini, bambini sensibili. Qua mi dice la Santa Madre, proprio la Madre di Dio, che tu hai questa missione in questa vita, quindi educare, guidare, aiutare i giovani, e proprio aiutare questi giovani a portare avanti questa loro sensibilità, a sviluppare la loro sensibilità e a capire anche i loro doni. Qua mi dice che avrai la possibilità anche di fare questo intervento, che ci sarà proprio questo l'aiuto di un professionista molto valido, L'aiuto di un professionista molto valido. Sì, qua mi dicono mantieni però i tuoi pensieri in positivo e cerca di ascoltare anche il fatto che in questo momento la tua sensibilità ti sta proprio dicendo che hai bisogno di staccarti e di fare questi cambiamenti, di staccarti da persone che non ti servono, quindi ascolta proprio le emozioni che ti arrivano. Sì, qua mi dice proprio liberati dei pensieri che non ti servono e ascolta invece le tue emozioni che stanno dando delle indicazioni importanti. Quindi mi dice che avrai successo riguardo a questo tuo desiderio, presto avrai successo, eh. Sì, con la collaborazione di questo professionista. Però più che altro è come se tu avrai anche la possibilità di essere aiutata per portare avanti proprio lo scopo di questa vita, riguardo proprio l'aiutare questi giovani, questi bambini. Ok, andiamo a vedere chi c'è ancora. Luciana Cristallo 170565, vorrei chiedere agli angeli se mi sosterranno nel nuovo rapporto di lavoro che perfezionerò in questi giorni con un'azienda calabrese. Luciana Cristallo, sì, andiamo a vedere.
Luciana Cristallo. Allora, mio matto Gabriele non si vede. Ok, ci siamo, Luciana. Sì, qua vedo proprio collaborazione di tante persone. Proprio farei delle cose molto belle, quindi lavoro con altre persone. Come se fosse anche un lavoro artistico, eh? Qua mi dice che tu avrai la possibilità proprio di liberare la tua... sarai ispirata proprio. Sarà ispirata l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele, ecco perché l'ho spostato, perché voglio che lo vedi. Guarda, l'Arcangelo Gabriele ti aiuterà a fare questo. Avrai delle ispirazioni molto importanti, sì, farai delle cose sorprendenti e sarai proprio te stessa a meravigliarti riguardo a questa tue possibilità. Qua mi dice l'Arcangelo Michele che è importante che tu lasci andare il passato, che devi crescere riguardo a questa situazione e guarire tutte le ferite. L'Arcangelo Michele ti sta proprio circondando con la sua luce per aiutarti a fare questo. E vedo proprio che ci sono, come se tu sei arrivata a un bivio della tua vita e ci sono due possibilità, due strade dove tu puoi avere la possibilità di lavorare con altre persone. Qua vedo proprio che la possibilità di lavorare con questa azienda. Quindi sì, mi dicono vai, l'Arcangelo Michele ti spinge proprio ad andare nella direzione dove tu devi lavorare con altre persone. È come se tu devi prendere questa decisione, però ti dice l'Arcangelo Michele smettila di stare lì a pensare troppo a questo problema, non stare lì ad analizzarlo, perché troverai anche un compromesso, eh? Sì, è importante che trovi anche equilibrio, mi dicono, equilibrio tra il lavoro e anche, deve essere anche divertimento, mi dicono, perché tu vuoi lavorare su più cose contemporaneamente e quindi ti dicono devi imparare a trovare equilibrio, e anche a divertirti quando fai il lavoro, quando lavori. Metterci anche la passione, ma anche divertimento. Allora, Maurizio Polidoro, 150679, vorrei sapere sul lavoro, ho appena aperto una ditta e come andrà. Ok, vediamo. Anche per te lo chiediamo gli arcangeli. Quindi Maurizio Polidoro, vediamo. Se, come andrà questa ditta che hai appena aperto, eh? Andiamo a vedere cosa succede. Che consigli ti vogliono far arrivare? Wow, c'è la possibilità proprio di avere nuovi inizi, qua vedo proprio cambiamento, ma anche in famiglia, eh? Mi dicono lascia andare il passato, perdona questo passato e considerarlo con compassione. Qua c'è proprio cambiamento di vita e che ci sarà proprio qualcosa di bello che ti porterà in questa sì, questo nuovo lavoro, questa ditta, ti porterà qualcosa di opportunità proprio di cambiamento. Vedo che a tuo fianco avrai una donna molto intelligente, sicura di sé, idonica, arcuta, quindi una donna molto, proprio una regina, vedo, eh? E ti dice che ti aiuterà proprio a capire, attraverso la sua esperienza, proprio ti aiuterà a dedicarti a questo nuovo lavoro. E mi dicono che ci sarà proprio
Sì, pianificazione di qualcosa di molto bello che porterà a ricchezza comunque. Pianificazione sagge insieme a questa donna. Vedo che ci sono delle valigie, come se ci fossero anche possibilità di fare qualche cambiamento, spostamento, diciamo. Sì, mi dice che tu hai la bacchetta magica, quindi devi usare questa bacchetta magica per portare avanti questi cambiamenti bellissimi con questo nuovo lavoro. Quindi questa tua ditta andrà veramente bene. Benissimo. Allora, adesso vi do il via per scrivermi le persone che sono in diretta. Vi do la possibilità proprio di scrivere. Allora, qua vedo già Carmela Sortino. Sono in un momento molto particolare, sono giù di morale. 10.03.62, Carmela Sortino. Allora, rispondo a te. Allora. Un attimino, 10.03.62, 10.03.62, vediamo che cosa ti consigliano gli angeli, anche a te Carmela, in questo momento particolare che stai vivendo, vediamo che cosa ti consigliano. Allora, mio. Carmela Sortino, sto rispondendo a te. Che consigli ti vogliono far avere gli angeli, Carmela? Ok, ci siamo. Ecco, la prima cosa che ti consigliano, Carmela, è questa. Mi dicono che tu devi cercare anche di accettare questa situazione che stai vivendo in questo momento. Sì, qua mi dicono che gli angeli ti vedono come se tu fossi un angelo terreno. E quindi devi vederti anche te così, come ti vedono loro. E vedono che le altre persone vedono te in questo modo. Però è come se tu è come se tu ti senti come se fossi nata in un'epoca sbagliata, no? Come tu sei tipo le persone tipo, che vivono in una favola, no? Che vorrebbero vivere in una favola. E qua mi dice che tu invece devi accettarti così come sei, perché sei veramente perfetta così. Mi dicono che tu dai sempre tanto agli altri e adesso è arrivato il momento di ricevere. Mi dicono fatti un bellissimo regalo, premiati, fai qualcosa che ti piace, perché questo ti aiuterà proprio a elevare la tua energia, quindi a elevare anche il tuo umore, perché in questo momento tu ti senti anche giù di morale. E poi ti dicono questo, che in questo momento, anche se questa situazione ti sembra che sia una situazione pesante, e qua mi dicono che loro ti faranno in modo di farti capire che dopo che si sarà risolta questa situazione, che invece è stata una benedizione. Quindi questa situazione è una benedizione, ti dicono. Gli angeli faranno in modo che dal cielo
ascolteranno le tue preghiere, anzi le hanno già ascoltate, mi dicono. Non so se tu sei sposata o se stai cercando proprio di trovare l'unione, ma qua mi dicono che è importante per poter avere un'unione con una persona e anche metterci l'amore, metterci comunque, far sentire la tua energia femminile, ma con amore, quindi con dolcezza, ascoltare proprio le tue emozioni. Quindi il potere dell'amore può comunque sanare tutte le situazioni. E qua mi dicono che tu sai come fare per agire in questa situazione, ma ti devi imporre in maniera amorevole. Quindi ricordati questo, per sanare questa situazione imponiti in maniera amorevole, ma saranno gli angeli ad aiutare a fare questo. Qua vedo che tu hai una guida molto molto potente e è la tua guida interiore. Mi dice che questa guida interiore ti sta dando delle indicazioni importanti per poter andare avanti nel tuo cammino. Quindi chiedi supporto a questa guida e potrai riceverlo, vedo proprio attraverso quello che tu scriverai. Mi dice, tu ti ha già fatto avere, non so se te l'ha già fatta avere, ma c'è un'idea meravigliosa, proprio collegata a una tua preghiera, a quello che tu hai chiesto. Quindi portala avanti perché è un'idea veramente, sarai supportata per andare avanti con questa idea. Quindi chiedi la tua guida interiore. Ciao Anna Sanguinetti, Barbara D'Asio, ciao, non vedo altri, ciao Paolo, buona domenica, ciao Teresa Bonpane. Allora, voglio, ops, mamma mia, faccio cadere tutto. Teresa Bonpane non c'è scritto niente, ma voglio darti un messaggio anche a te, perché sento che gli angeli mi dicono che tu hai bisogno di ricevere un messaggio. Quindi Teresa Bonpane adesso ti farò avere un messaggio e poi andiamo a vedere, magari faccio ancora un'altra persona e dopo andiamo a farvi scegliere i tre mazzi. Allora, Teresa Bonpane, vediamo che cosa ti consigliano gli angeli in questo momento particolare della tua vita. Che consigli ti danno? Teresa Bonpane. Allora, Teresa, qua la situazione è questa, mi dice che tu, l'angelo Brigitta, che tu sei lì che stai esaminando una situazione e ti dicono sì, fai bene, prima di andare avanti è giusto che esamini a fondo questa situazione, quindi stai proprio cercando tutto. È una situazione comunque riguardo ai sentimenti. Qua vedo proprio l'angelo Daniele che è come se ti vuole aiutare a circondarti, ad abbracciarti e a sostenerti, mi dice l'angelo Daniele. E quindi è come se tu hai bisogno in questo momento di essere sostenuta. E allo stesso tempo ti dicono di mantenere i pensieri in positivo, di circondarti solo di persone positive e non lasciarti coinvolgere da situazioni che non ti fanno star bene.
Quindi positività nella tua vita in modo che la legge d'attrazione possa portarti tutto quello che tu hai bisogno. Mi dicono che tu hai per paura delle critiche, a volte cerchi sempre di fare fare il massimo proprio. Quindi c'è un progetto che tu hai già. Un progetto creativo che vuoi portare avanti, ma è come se tu sei bloccata proprio perché pensi che devi ancora lavorarci sopra. Quindi gli angeli ti dicono: lascia andare la paura delle critiche, porta avanti. Qua vedo che c'è ancora tanto sì, qua mi dicono che hai bisogno proprio di invocare gli angeli. Per farti consolare, per aiutarti, ma soprattutto per darti il coraggio di compiere il passo successivo. Mi dice: la felicità ti attende, ma tu devi farti aiutare. Ecco qua, infatti, vedo proprio che attraverso l'amore, qua mi dicono: tu chiedi all'amore se hai bisogno di un lavoro, chiedi all'amore se hai bisogno di denaro, chiedi all'amore se hai bisogno di conforto, quindi qualsiasi cosa lascia le paure, ti dicono sei protetta, sei al sicuro. Quindi tu in questo momento hai bisogno veramente di focalizzarti solamente riguardo all'amore. Grazie amore per, grazie amore per. Quindi gratitudine all'amore. È questo che devi fare. Allora, io adesso, visto che sì, penso che sia meglio le persone che magari non hanno sentito prima, io vi faccio avere tre mazzi, scegliere tre mazzi, soprattutto le persone che non sono riuscite né a prenotarsi e che magari neanche attraverso la diretta comunque non riescono mai ad avere una risposta dagli angeli. Io vi faccio scegliere tre mazzi e questi tre mazzi praticamente in uno di questi mazzi praticamente ci sarà la risposta a quello che state chiedendo. Quindi vi dovete concentrare solamente alla scelta del mazzo. Un attimino che vediamo. Quindi, allora, un attimino che ci siamo. Questo mazzo è della terapia angelica. E vediamo cosa. Un attimino, però ancora non scegliete, perché dovete scegliere proprio attraverso il vostro cuore. Che cosa avete bisogno, che cosa ha bisogno di sapere la persona che sceglierà il mazzo della terapia angelica? Che cosa ha bisogno di sapere? Mi sento agitata, come se questa persona che sta già, che deve scegliere questo mazzo, ha l'angoscia nel cuore. Sento proprio questo. È angosciata questa persona. Infatti, ok, allora andiamo a prendere un altro mazzo dell'Arcangelo Michele. Adesso chiedo all'Arcangelo Michele chi sceglierà questo mazzo, che cosa ha bisogno di sapere. L'Arcangelo Michele, per favore, porta via le incertezze riguardo a questa decisione della scelta dei mazzi. Ecco l'Arcangelo Michele e poi vediamo cosa. Sì, allora mi viene da scegliere questo bel mazzone qua, che ci sono mischiate tre mazzi di carte, l'oracolo degli angeli, ascolta il tuo angelo,
E poi qualcos'altro che non vi svelo. Aiuto qua, sono talmente. Ecco. Allora, che cosa hanno bisogno di sapere le persone che sceglieranno invece questo mazzo particolare dell'oracolo? Ok, andiamo. Allora, vi do il via. Scegliete questi tre mazzi. Terapia angelica la prima. L'Arcangelo Michele, secondo mazzo. E il terzo, l'oracolo degli arcangeli, degli angeli. E ascolta il tuo angelo. Quindi sono tre mazzi. Vi do un attimino, ascoltate il vostro, fate un bel respiro profondo e ascoltatevi. Vediamo cosa avete bisogno di sapere, di capire. Allora, cominciamo con la terapia angelica. Le carte della terapia angelica, che cosa hanno bisogno di farvi avere? Ecco perché sentivo tanta angoscia. Ecco perché sentivo tanta angoscia. Allora, innanzitutto, chi ha scelto questo mazzo della terapia angelica, il primo mazzo, mi dice l'Arcangelo Michele, tu hai bisogno di essere schermato, schermati, chiedimi aiuto perché hai queste larve delle basse energie proprio che ti stanno succhiando proprio, sento proprio succhiare. Quindi proteggiti con l'aiuto dell'Arcangelo Michele dalle basse energie ostili, dalla paura, perché vedo proprio che c'hai anche tanta paura. Qua mi dice un bozzolo di luce guaritrice intorno a te, quindi immagina che l'Arcangelo Michele ti avvolga con questa luce. E qua vedo proprio che c'è anche l'aiuto dell'Arcangelo Raffaele, che la sua luce verde smeraldo può aiutarti proprio a sanare. Qua vedo proprio che ti mette queste mani per aiutarti se hai dei problemi fisici, proprio di sanare qualsiasi cosa che tu abbia, ma allo stesso tempo è come se ti vuole anche aiutare a tirar fuori la rabbia, le paure. Quindi ascolta l'Arcangelo Raffaele che ti avvolge anche con la luce verde smeraldo, ma soprattutto con le mani ti dà proprio questa luce. E ti consigliano sia l'Arcangelo Michele che l'Arcangelo Raffaele di scrivere quelle le tue preoccupazioni, di scrivere i tuoi timori, di scrivere i tuoi desideri, di metterli tutto per iscritto. E in modo che tu puoi lasciare andare e permettere proprio a Dio di aiutarti a alleviare tutte queste sensazioni che tu hai dentro. Sì, mi dicono di stare attenta ai tuoi pensieri, stai attento ai tuoi pensieri perché qua mi dice che ci sono tante preoccupazioni per la casa, per la professione, per situazioni economiche e mi dicono lascia andare questi pensieri perché tu se li scrivi praticamente puoi essere aiutato. Qua mi dicono che sì, ci sono dei comportamenti sbagliati in questo momento che tu ti non sai come comportarti riguardo a questo, proprio senti, hai bisogno di essere aiutato. Qua mi dicono che attraverso il perdono puoi essere comunque liberato per trovare la pace, per trovare l'armonia, per trovare tutto. Quindi ascoltati, ascoltati. E chi invece ha scelto il mazzo dell'Arcangelo Michele, il secondo mazzo, andiamo a vedere che cosa ti indica. E infatti, l'Arcangelo Michele ti dice che tu sei difeso e protetto e che anche i tuoi cari lo sono, quindi non devi avere timore. Ringrazia l'Arcangelo Michele perché hai la possibilità proprio di essere aiutato, soprattutto per portare avanti la possibilità di esplorare le tue possibilità, mi dice l'Arcangelo Michele.
Allora, sì, qua mi dice che hai tante possibilità e quindi tu devi portarle avanti, perché se vai in quella direzione, mi dice, non ci saranno ostacoli, avrai la possibilità di stare bene, di essere felice, quindi di trovare anche lo scopo della tua vita. E mi dice, ci sarà proprio per te un esito felice, un esito favorevole e riguarda tutte le persone coinvolte, quindi ringrazia l'Arcangelo Michele che ti aiuterà a fare questo, eh? Sì, mi dice, se tu hai una situazione delicata da risolvere, l'Arcangelo Michele, se tu lo invochi, ti aiuterà proprio a risolvere questa situazione. E mi dice, ascolta le tue emozioni, ascolta i tuoi sentimenti e cerca di essere chiaro riguardo veramente ad esprimere con chiarezza le tue emozioni, con amore. E sii gentile con te stesso, mi dice l'Arcangelo Michele. E tu hai bisogno di essere aiutato proprio a fare questo, di essere compassionevole per te stesso e rispettare proprio le tue emozioni, per trovare la pace. Allora, poi il terzo mazzo è della chi ha scelto il terzo mazzo, ascolta il tuo angelo, l'oracolo degli angeli. Wow, qua mi dicono che tu che hai scelto questo terzo mazzo hai bisogno di trovare la serenità riguardo il denaro. Qua mi dice l'angelo serena che ti farà vedere l'abbondanza, riceverai il denaro di cui hai bisogno e sarà Dio a decidere come fartela avere. Abbi fede in Dio, eh? E mi dice che tu hai una guida affidata, una guida amorevole e che ti farà avere un'idea meravigliosa riguardo a come poter avere ricevere questo denaro. Quindi ascolta la tua guida amorevole che ti sta proprio vicino, passo dopo passo, per andare avanti in questo cammino. Sì, mi dice devi solamente ricevere, imparare a ricevere questa guida. E fidarti. L'Arcangelo Azrael ti dice che tu hai bisogno comunque di essere guarita al tuo cuore, di avere guarigione al tuo cuore, quindi ti aiuterà a confortarti e hai proprio l'aiuto dall'alto, fidati, c'hai proprio l'aiuto dal divino, quindi l'amore è vicino a te. Quindi fidati, 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 hai anche l'aiuto dell'Arcangelo Daniel, l'Arcangelo della chiaroveggenza, l'Arcangelo che è collegato anche alle fasi lunari, quindi ti dice in questo momento avrai la possibilità di essere aiutato. Qui c'è anche l'angelo Serena, Sonia scusa, che ti porta un messaggio dal tuo cuore estinto, ti dice sono in pace. Sono in pace, ti amo tanto, ti prego di non preoccuparti per me e ti aiuterò attraverso l'aiuto dell'Arcangelo Michele ad avere il coraggio di fare cambiamenti nella tua vita, cambiamenti che ti porteranno a realizzare lo scopo della tua vita, lo scopo divino della tua vita. Bellissimo il terzo mazzo, eh? Mi raccomando, ascoltate questi messaggi, questi consigli, portateli avanti. E allora, visto che ormai sono alla fine, grazie, grazie, grazie a tutte le persone che sono state qua vicino a me, che mi hanno assistito in questa diretta. E un augurio a tutte le mamme del mondo, a me, la mia bambina, a mia figlia. Auguri, auguri, auguri a tutte le mamme del mondo, perché siamo speciali noi mamme, siamo speciali. Diamo sempre il cuore ai nostri figli. Quindi auguri a tutte quante, Graziella Minardi, auguri, auguri, auguri se sei una mamma. Mi raccomando, ricordatevi che con l'amore si può ottenere tutto, con l'amore si può ottenere tutto e siamo sempre protetti. Un abbraccio grande, un bacio, a martedì. Ciao a tutti, ciao, 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 ciao. Ciao.